Einaudi for Science, Einaudi per la scienza, questo è il titolo dell'iniziativa, da cui è possibile intuire già di cosa si tratti, quindi una serata dedicata alla scienza. Sì, appunto una prima serata in un liceo scientifico per presentare alla città la scienza come un divertissement e soprattutto come un elemento di qualità per la comprensione della realtà che ci circonda. Uno spazio quindi alla fisica e alla chimica, attraversando anche una scena del crimine, perché negli ultimi mesi la scuola si è dotata di un laboratorio di biologia genetica e che in qualche modo avvicina i ragazzi alla comprensione di quello che sta intorno a loro. Quindi conoscere che le formule matematiche, che le formule fisiche e le leggi della biologia e della chimica sottendono il nostro quotidiano, credo che sia il valore aggiunto di questa iniziativa. Quindi famiglie, ma soprattutto studenti, qui per 3 ore per dedicarle alla scienza. Sì, dove i protagonisti sono sicuramente gli studenti. Infatti ciascuno di loro si è dato il compito di presentare ai cittadini un esperimento, anche devo dire divertente, ecco, diciamo un pomeriggio di simpatica scienza. Questa è l'edizione numero 1, ma ce ne saranno delle altre, diventerà un must, diventerà una tradizione per questo liceo. Credo che ci si stia divertendo talmente tanto che veramente sarà la prima di tante nuove edizioni. È nata come un gioco. Sono stati poi 3 giorni molto, molto carini, perché hanno messo in gioco intanto il senso di appartenenza degli einaudini, lo spirito di squadra degli insegnanti, e capite bene che quando insegnanti ed allievi realizzano questa alchimia meravigliosa, credo che sia stato fatto veramente un grande servizio alla scuola e alla città. Una serata dedicata quindi alla scienza, con un entusiasmante viaggio nello spazio, alla scoperta della chimica, della biologia e della fisica, spazio anche per la scienza forense. In uno dei diversi laboratori, i visitatori infatti hanno potuto osservare il percorso utilizzato dagli investigatori per risalire alle tracce di sangue presenti sulla scena del crimine. Questa sera al liceo Einaudi è stato utilizzato anche Luminol, che serve per individuare tracce ematiche. Professore, come funziona? Possiamo farlo vedere a casa? Allora, il Luminol funziona utilizzando appunto la sostanza del Luminol, che viene trattata con dell'acqua ossigenata, si versa praticamente sulla stoffa in cui si suppone che sia presente del sangue, si versa dell'acqua ossigenata e poi si aggiunge il Luminol. Se c'è del sangue, diciamo che il sangue fa avvenire la reazione di perossidasi e quindi catalizza la reazione, noi osserviamo una luminescenza che si può osservare solamente al buio. Infatti quando si fa questa esperienza, quando il RIS oppure la polizia scientifica fa questa esperienza, bisogna creare uno spazio molto, molto buio. Questa è la luminescenza che si osserva quando è presente il sangue. Se non fosse stato presente il sangue, questa luminescenza non si sarebbe vista. Confermiamo che non si tratta di sangue umano. Non è sangue umano, ma è sangue bovino che ci siamo fatti dare da un macellaio prima e abbiamo impregnato la nostra stoffa.